Benvenuti a tutti, turisti indipendenti, eclettici e alchemici. Che lo Zen Club abbia inizio. Se mi state ascoltando e avete già capito tutto, è molto probabile che voi abbiate già partecipato allo Zen Club. Se sapete bene di cosa si tratta, allora questo fa di voi dei turisti alchemici, pronti a collaborare con la grande opera, ad essere presi e ripresi eventualmente, dalle videocamere e dai microfoni, dalle parole e dalle note. Se state ascoltando con attenzione, ma le cose che sentite non vi sono ancora del tutto chiare, se la curiosità vi sta invadendo lentamente e avete come al solito in mente ciò che vi interessa, ma siete pronti a vedere se qui c'è qualcosa di nuovo da prendere, qualcosa di buono, allora io direi che voi potreste essere dei turisti eclettici. Se invece siete venuti a curiosare, oppure vi state già annoiando e non sapete nemmeno che ci siete venuti a fare o addirittura non state ascoltando nemmeno una parola e ci state capendo ancora meno, ebbene sappiate, che per il solo fatto di essere qui adesso, anche solo di passaggio, anche solo per sbaglio, questo fa di voi dei turisti indipendenti. Bene, in questo mondo di turisti, non importa quale sia la vostra meta o la vostra provenienza, benvenuti nella zona d'andamento marcio. Nella zona, non saranno in molti, sappiatelo, ad avere l'ardire di addentrarsi nella zona, l'andamento marcio non può andare bene per tutti, e alcuni sostengono dal canto loro, che non potrebbe andare bene proprio per nessuno, ma se siete qui, non sarete certo dei turisti qualunque, questo è ovvio, la curiosità del turista indipendente lo porta ad esplorare, e la passione del turista eclettico ad indagare, mentre i turisti alchemici che sono spinti dalla dedizione sostengono l'andamento fino a confondersi con esso, lo portano con sé proiettandolo nel futuro. Gli ingredienti che spingono l'opera sono i seguenti. La colonna sonora, che dà ritmo alle scene e lo spazio dell'azione, su cui posano tutti gli attori e l'attenzione dei turisti. Ma l'attenzione dei turisti, ad essere onesti, basterebbe da sola a far manifestare il tutto, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di una Zen Club, con le sue regole insolite e il suo andamento marcio, illogico e forse un po' maledetto.